Ciao, come stai? Che la sfera madre ti benedica, sempre. Sì. Incontrarti così deve essere il volere della madre. Ha risposto alle mie preghiere. Se sei venuta fin qui sulla Terra in nome della sfera madre, beh, sono certo che almeno darai ascolto alla mia richiesta. Un favore? Ho un fratello, un bravo uomo, devoto come me, se non di più. Per sua sfortuna non è riuscito a scappare da Eidos 7 prima che fosse sommersa. Eidos 7? Ora sarei sciocco a credere che sia sopravvissuto. Vorrei almeno avere il suo libro del verbo, però. Lui ci teneva. Per noi quel libro è più prezioso delle nostre vite. Mio fratello era bibliotecario a Eidos 7. Conoscendolo, sarà rimasto in biblioteca fino alla fine per proteggerlo. Ti prego, cerca di recuperare il libro del verbo dalla biblioteca. Sulla copertina è inciso un cerchio dorato, non sarà difficile trovarlo. Va bene. Grazie. Abbi fede, la madre ti proteggerà lungo il tuo viaggio. Eve, hai portato la lattina? Perché ho appena terminato i preparativi. Preparativi? Voilà! Ho raccolto un po' di cose che ho trovato in giro e ho costruito un armadietto. Credo che dovremmo depositare qui le lattine. Per conservarle ed esporle allo stesso tempo. Non male. Vero? Te l'avevo detto! Lini Artemis è una vera garanzia! Torna al tetrapode quando vuoi per la manutenzione. Thank you.
Questa è la biblioteca. Francis voleva che trovassi il libro del verbo. Devo cercarlo. Dorato inciso sulla copertina. Il libro del verbo. Ho passato una vita a leggerlo. Vediamo. Ha preso appunti nel libro del verbo. È molto più facile avere fede quando non guardi la morte negli occhi. Sei tornata, e senza un graffio, pare. È una benedizione della madre. Hai trovato il libro di mio fratello? Sì, eccolo qui. Oh, grazie. Non lo vedevo da tempo. Vediamo. Eh? Questo cos'è? Era così quando l'ho trovato. Ma mio fratello era così devoto. Non riesco a immaginare che possa aver fatto una cosa così. Ma lui non avrebbe mai fatto una cosa simile. Cosa sarà mai successo? Bene, dovrò indagare. Ma a proposito, ti prego, preferirei che non ne facessi parola con nessuno. Certo, non che abbia qualcuno a cui dirlo. Sfera madre. Madre mia, perché metti sempre alla prova la mia fede? Diavolo.